Illustrare l'ordine del giorno numero 173. A lei la parola. Vice Ministro Castelli, domani potrebbe essere una giornata storica per moltissimi italiani, perché con questo provvedimento, a seguito di un emendamento presentato in Senato e a seguito di settimane di dibattito anche in quest'Aula rispetto al riconoscimento della lingua dei segni italiana, finalmente la comunità dei sordi e di noi madrelingua potrà forse vedere realizzato un sogno che si attende da oltre 40 anni, ma che rappresenta innanzitutto un passo in avanti nella battaglia dei diritti civili di questa nazione. Tutto ciò avviene tramite una norma che tuttavia ancora deve essere meglio esplicitata, e per questo io spero che il governo possa accogliere il mio ordine del giorno in senso favorevole, per dare continuità il giorno dopo dell'approvazione e rendere tale emendamento e tale riconoscimento della lingua dei segni un effettivo passo in avanti in ogni settore e in ogni ambito della vita sociale e civile di questa nazione, garantendo concretamente la possibilità ed anzi, voglio dire, la libertà ad ogni persona sorda e ad ogni persona che è legata ad una persona sorda di un diritto, quello di autodeterminarsi, quello di essere autonomo, quello di veder riconosciuta la propria lingua. Sì, perché è una lingua, un patrimonio linguistico che ci tramandiamo da anni, che da padre in figlio ci tramandiamo, con una propria drammatica, con una propria grammatica, con una propria cultura, con una propria dignità, con una propria identità. Un'identità che noi chiediamo che sia riconosciuta attraverso percorsi formativi, certamente degli interpreti, come tocca l'emendamento, anche in accordo con l'università e con le associazioni, tuttavia, che hanno tenuto alta, insieme alla comunità dei sordi, questa battaglia per tanti anni. L'hanno tenuta alta, hanno permesso che si arrivasse a questo giorno affinché fosse un qualcosa di condiviso. Ma allo stesso tempo questo emendamento parla quasi esclusivamente degli interpreti e parla ancora troppo poco dei sordi e degli udenti madrelingua. Per questo, io con questo ordine del giorno che chiedo a questo governo di approvare, di dare parere fin da subito favorevole, chiedo che si arrivi successivamente ad una legge quadro che integri anche le norme preesistenti, penso per esempio alla legge 104 del 92, e possa, dal riconoscimento, dare una svolta alla vita di tantissimi, tantissimi, tantissimi di noi italiani che meritiamo di veder riconosciuti i nostri diritti civili e nel cuore di veder riconosciuta la nostra patria che rappresenta, nelle nostre difficoltà che abbiamo vissuto fino ad oggi, il modo in cui sempre non abbiamo mai mollato questa battaglia.